Oggi dedico la mia giornata e nottata alla pesca. In questo gioco pescare non fornisce solo i classici pesci, ma anche degli extra. Se sono fortunato, potrò farvi vedere molti oggetti, ma per ottenerli occorrono molti giorni di pesca e la cosa potrebbe risultare noiosa. Infatti i lassi di tempo tra una preda e l'altra li velocizzano, in modo da non far risultare il gameplay eccessivamente noioso ai non amanti della pesca, che potrebbero amarla poi. Come vedete, mi sono piazzato su questo cumulo di terra, e da qui si ha un'ottima visione del laghetto. Potrei quasi dire che è pesca d'altura. Sì, lo ammetto, la battuta è uscita male, non sono molto bravo a fare battute, si può dire che sono un pesce fuor d'acqua. Questa è uscita meglio. Ste seppie potrebbero nuotare altrove, disturbano i pesci, credo. Oppure no? Forse è solo la mia impressione, ma se nuotano vicino al galleggiante non abbocca nulla. Quando si entra in modalità pescatore, in questo gioco possono abboccare diversi pesci. Il più comune è semplicemente pesce, poi c'è il salmone, che sfama di più. Poi il pesce pagliaccio, che si può paragonare al sushi, infatti non si cucina, si mangia crudo e sfama poco. Infine c'è il pesce palla, che non si mangia per nulla, serve invece per preparare le pozioni di respirazione acquatica, ma occorre craffare l'alambicco. Quest'ultimo, giocando, l'ho trovato solo in un dungeon, ma da quello che so l'elemento base che lo compone si può trovare nel Nether, luogo infernale che vi si accede col portale, cosa che proverò a fare più avanti sempre se sopravvivo. Inoltre sempre nel Nether si trovano le verruche, una sorta di fungo, che è l'elemento primario per creare la pozione base per tutte le pozioni. In passato l'ho trovata e coltivata, vedete la serie imbattuta. Come potete vedere mentre parlo, abboccano parecchi pesci, ma anche oggetti, che nel gioco vengono chiamati spazzatura, sì col cavolo. Spesso becco parti di armature, sia d'oro che di diamante, molto rovinate, ma se si ha l'incudine possono essere riparate, con costo basso di livelli. Inoltre si possono pescare anche libri con magie, pozioni, ossa e altri elementi utili al gioco, senza contare il fatto che livelli più velocemente pescando. Tra poco scenderà la notte e non vorrei essere notato da zombie e scheletri, per cui credo che appena inizia il tramonto creerò un riparo tipo bozzolo in modo da continuare a pescare senza che mi vengano a rompere le balle i nottambuli,
che spesso, di rondolano qui sotto, la notte. Facendo una base piatta, impedisco anche ai ragni di arrampicarsi, gli unici che potrebbero arrivare qui sono gli Enderman. Ma fortunatamente, visto che l'acqua li ferisce difficilmente, verranno a ravanare da queste parti. La notte credo sia il momento migliore per pescare, perché anche nella vita reale, pescare è molto rilassante. Infatti spesso con mio fratello, prendiamo la barca e andiamo a pescare a largo, e ammetto che è il momento dell'abbocco, il più felice. Anche se vorrei pescare di giorno, ma odio lo sguardo di disgusto delle persone che mi osservano.
ok, credo di avervi triturato abbastanza i coglioni con questa giornata di pesca. Comunque spero che questa puntata vi sia piaciuta, ne ho approfittato anche per aprirmi un po' con voi, spero che vi potrete divertire anche nella prossima. A presto.